Salve ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, sono il vostro benamato Luca Mariani, un grande ritorno con la nuova stagione del Season Pass di Brawl Stars e mi sono mantenuto due pass interi ragazzi, due pass interi da aprire per fare il super extra mega box opening. Sì, lo so. E quindi questa è la stagione di tre pass fa, appunto quella ancora che mi sono mantenuto per farlo con voi. Quindi subito un pollice in su, subito un mi piace, un me gusta ragazzi, se volete che vi porti ulteriori super extra mega box opening come questo. Prima di iniziare vi vorrei fare vedere i brawler che mi mancano, che ho aspettato. Vabbè, Janet che è quello appena uscito, Meg il leggendario che da tempo, che già da due super mega box opening vorrei trovare, Fang che lo troveremo sicuramente ed Eve l'ultimo, il penultimo cromatico. Prima di iniziare ho messo il mio bull leoncino, spera nella speranza che ci possa portare un minimo di fortuna. E se io troverò un brawler, il primo brawler che troverò porterò un paio di punti energia per poi ragazzi provarlo e continuare due o tre giorni successivi a questo il box opening di tutto il pass. Quindi il video sarà unico, ovviamente voi lo vedrete tutto ora, ma io cercherò di farlo in due pezzi. Quindi iniziamo subito, non ci perdiamo in chiacchiere, con la prima piccola cassa. Ragazzi, l'obiettivo ovviamente è portare quanti più possibile al 10 e agli 11 i brawler e soprattutto, ok, un gettone equipaggiamento, trovare i brawler che mancano. Un bonus, vabbè, i doppi gettoni fanno sempre comodo, però noi vogliamo trovare subito un bel brawler. Tantissime casse ragazze, ok, punti energia qualsiasi. Ah, tutte le volte devo selezionare, vabbè, porto ora Grom, ma poi comprerò anche nella Lega dei Club. Vabbè, poi scompare. Porterò anche nella Lega dei Club, ragazzi. Comprerò alcuni punti energia perché ho necessità veramente di portare al 10 e all'11 molti brawler. Non posso più aspettare. Ho solo due per il momento, 10, due brawler, ma perché è già 4 mesi che sto aspettando per aprire l'ultimo box opening, lo potete andare a rivedere, ve l'avevo già portato sul canale, per fare questi grandi box opening. Quindi un po' ci diverto anch'io, ma lo faccio per voi e per condividere con voi questa emozione dei box opening. Quindi io spero veramente che comunque in qualche modo lo possiate anche voi condividere la mia emozione. E se ne volete ancora fatemelo sapere, almeno mettete dei like. Ok, per il momento nelle casse piccole, vabbè, 200 doppi gettoni non fanno mai male, però per il momento ancora nulla, neanche una star power, neanche un gadget. Va bene, bellissimo Sandy 5, ok, però insomma, un gettone equipaggiamento velocità. Speravo di trovare subito un brawler per poter già spendere i primi punti energia per tirarlo su. Vediamo un po', vediamo un po'. Poi ragazzi, fatemi sapere se comunque vi piace, altrimenti le casse me le apro per conto mio e via. Il prossimo che voglio portare almeno a livello 10 è Spike, anche il maghetto. Allora, nelle casse piccole non abbiamo trovato praticamente nulla, si può dire, giusto due raddoppi gettoni, ma ora nella cassa grande, vabbè, un altro raddoppio gettoni, però praticamente non mi posso lamentare per i raddoppi gettoni, ma niente, quindi energia veramente ridotti, ok. 64, ok, non sono tanti, vabbè, io direi ancora di... Ok, possiamo anche per Lola, che comunque l'abbiamo bassa, e continuiamo. Va bene, 50 raddoppi, 50 gettoni, possiamo mettere sempre Lola, ma sì. E abbiamo anche migliorato, la miglioriamo subito, così possiamo sbloccare magari anche il suo gadget.
L'abbiamo qua, la miglioriamo. Tanto abbiamo oltre 90.000 di oro, ragazzi. Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? Ok, continuiamo con le piccole casse. Niente. Dopo 200 raddoppia gettoni che, per l'amor del cielo, fanno comodo, ma niente, veramente incredibile. Siamo un po' più veloci, sì, qualche punto di energia, ma veramente difficile. 9, 13, 30, per l'amor del cielo, raddoppia gettoni fa sempre comodo, però niente. Continuiamo con le nostre casse enormi. Assolutamente nulla più totale. Qualche punto energia, qualche... Bene, dai, 50 Spike, che è il prossimo che voglio portare su assieme a Byron. Byron 14, veramente nulla. Andiamo. Un gadget. Ah! Il gadget di Byron. Con l'attacco successivo all'attivazione del gadget, Byron spara 3 dardi invece di 1. Ognuno dei quali infligge il 20% di danno in più e il 40% di punti salute in meno. 3 per scontro. Può essere interessante provarlo anche questo gadget. Però, ecco, tranne il gadget, finora abbiamo trovato veramente nulla. Ma non ci perdiamo d'animo. Ok, niente. Squeak 12, ma... niente, 42 del primo. 75 punti energia, aspettiamo un attimo. Ah! Oh, l'abilità stellare di Ambra, va bene. Ambra ricarica la fiammata del drago il 50% più velocemente del normale quando si trova vicino a una pozzanghera incendiaria. Ma, ok, potrebbe essere interessante provarlo. Quindi per ora solo un gadget, una star power. Continuiamo la nostra 13 Arma. Niente, veramente, ragazzi. 1, Spike 50 e anche Byron, ok. 50 Carla, vabbè. 2-1. Pochi raddoppi gettoni, qui proprio nulla. Un'altra cassa enorme. Niente, praticamente. Allora, procederei con le mega casse prima di proseguire con quelle extra. Gettone super vista, grid 10, energetic, spike 32, va bene, bibito, ma anzi è stata veramente misera questa mega cassa. Vediamo qui, 7 aperture, niente, grom 63. Cavoli, neanche Fang trovo. 8 qui, forse Fang lo troviamo. Il Meg sarebbe troppo, direi. Dai, via Fang. Ho trovato Fang, per fortuna, era epico. Ora, siccome io ho trovato Fang, facciamo una cosa bellissima. Prendo questi punti energia e li mettiamo tutti a Fang, anche 100, assolutamente, in modo tale che lo possiamo aumentare, e altri 100 punti energia a Fang. Conferma, ottimo. 500 punti energia li mettiamo a Fang, ottimo. Benissimo. E prima di aprire queste casse, più queste, più quelle della stagione precedente, sono tantissime casse, io farei un paio di partite con Fang. Intanto lo portiamo subito su di livello. Vediamo quanto livello. 2, livello 3, livello 4, livello 5, livello 6. Ottimo, fino al livello 7, non male. Facciamo direttamente l'apertura totale. Ho appena sbloccato in una missione altri 100 punti energia per portarlo al livello 8. Rimettiamo subito il nostro bull, ok, come porta fortuna, e direi di continuare assolutamente con l'apertura.
sempre del primo dei tre pass che dobbiamo appunto aprire. Uno skip ragazzi, ok. Ah, l'abilità stellare di Bell. Gli avversari marcati dalla super di Bell non possono ricaricare il proprio attacco per 3 secondi. Può essere interessante. Rola, rosa. Un altro skip. Oddio. Mi sento Mario. Eve. Grande. Eve lo cercavo. Eve lo cercavo assolutamente. Ottimo. I prossimi punti energia li utilizzeremo per Eve. Altri 8 step. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ah, un gadget. L'ego di Lola si ferma e si mette in posa attivando uno scudo di 4 secondi. Va bene. Pensavo un altro brawler, magari leggendario. Ok, ottimo. Continuiamo. Brock 92. Altri 8 skip. Wow, intanto un gadget. L'abilità stellare, quarto potere di Brock. 4 a 4 scomparti. E poi, ok, un altro oh, bene, bene. Spike, gli archi che fuoriescono dalla bomba di Spike assumono una traiettoria curva colpendo così più facilmente gli avversari. Può essere interessante da provare. Quindi due star power in quella buonissima cassa. 111 di Iris. Ok, 50 casse enormi. Procediamo. Ancora non ho trovato. Ancora non ho trovato Meg. Purtroppo dobbiamo attendere. Ok, possiamo innanzitutto alzare Brock. Quindi altri due ci rimangono, Meg e Janet. Allora, sicuramente Grom lo miglioriamo e lo portiamo a livello 7, che era quello più basso di tutti che avevamo. Ok, mi sto perdendo. Missioni, continuiamo. Ricompense, ritorniamo al pass precedente. Altre 46 casse del vecchio pass. Ok, un altro gadget. Contro figura di Lola. Lola e il suo ego si scambiano di posti, ripristino 350 punti salute. Questo è interessante, questo caso di Lola, molto interessante. Nulla. Nulla. Un altro gadget. L'esplosione del grumo appiccicoso lanciato dal battito si lascia dei residui che rallentano i nemici e permettono agli alleati di vedere tre cespugli per 20 secondi. Interessantissimo anche questo. Il miglior gadget sicuramente di Squeak. Oddio, un altro skip. Un altro gadget. Fotosintesi. Semino attiva uno scudo che lo protegge parzialmente da tutti i danni a patto di rimanere nei cespugli. Buono, lo protegge parzialmente da tutti i danni se rimane nascosto nei cespugli. Buono, 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 dai. Ci stiamo rifacendo. E ancora non tanto. 15, dai. Un altro. Oh, bene, bene, bene. L'abilità stellare di Byron. Ogni 3,5 secondi l'attacco normale sferrato da Byron trapassa i nemici colpiti. Può essere interessante anche questa abilità stellare. Spike 59 va benissimo. Gadget, bene, di Bell. L'elettrocolpo che Bell lancia dopo l'attivazione del gadget rimbalza sulle pareti. Da provare, anche se secondo me è meglio l'altro gadget. Da provare, comunque lo proverò. Qui niente. 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 Ok, finalmente qualcosa per Eve. Perché finora non abbiamo più energia per Eve, non abbiamo provato praticamente nulla. Che è uno dei brawler secondo me più forti. Nulla. Aspettiamo ad aumentare intanto. Abbiamo pochi punti. Vabbè, 200 raddoppi e gettoni. Un altro gadget di Ash, mazzata rabbiosa. Se Ash colpisce un avversario quando tutti gli attacchi normali sono carichi, si infuria ancora di più. Va bene.
indicatore rabbia del 200%. Questo è interessante, assolutamente. Questo star power di Ash. Ma 14 punti energia. Utilizzeremo per Eve, ma 14 punti energia, dai, per favore. Ah, 38 punti energia, un po' meglio, non che siano, però un po' meglio, sempre per fare salire Eve. Poi vediamo. Wow! Gadget, controllo radio, l'attacco di Grom successivo all'attivazione del gadget scaglia 3 walkie-talkie in rapida successione. Beh dai, può essere interessante, ovviamente sono tutti da provare. Un altro raddoppio gettoni, 200 raddoppio gettoni non fanno mai male. Carl, 30, nulla, 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 andiamo avanti, nulla, continuiamo la nostra super mega apertura, nulla, 50 pam, sì, va bene, 20, ma gli daremo sempre ad Eve, perché la voglio provare bene Eve, 1, nulla, 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 bull 50, ma wow, un'altra gadget di Grom. Strada dalla Grom una torretta che perde lentamente salute col tempo e che permette agli alleati di vedere tre cespugli in un ampio... Ah, ho capito, quella della torretta di Grom che permette di vedere tre cespugli. Non male, non male. Bisognerà vedere effettivamente l'utilità, ma dove ci sono molti cespugli in quelle mappe sicuramente è un gadget da non sottovalutare. Un'altra star power di Stu, la distanza percorsa con la super aumenta del 71%. Questa è buona. Questa è buona. Gelindo, anche Gelindo assolutamente un altro brawler che bisogna portare a 10 perché è veramente rotto. Va bene un po' dappertutto. Finiamo con questo, con 200 raddoppi e gettoni, ma abbiamo la stagione precedente di quella appunto di Eve, che è tutta da aprire, ma prima di aprirla vorrei vedere fino a quanti livelli riusciamo a portare su Eve. Livello 3 di oro ne abbiamo da vendere. Ah beh, solo livello 3, siamo ancora indietro, siamo assolutamente ancora indietro, ma non ci perdiamo d'animo. Iniziamo con le casse piccole, i leggendari, vabbè, 10 raddoppi e gettoni, ovviamente Eve, sono costretto. E abbiamo migliorato un miglioramento, ma che è successo? Mi è partito, però dai che mi porta fortuna questo misclick, abilità stellare robofuga, quando la salute di stack è inferiore al 40 la sua velocità aumenta del 34 e un gadget, oh, di Fang che colpisce tutti i nemici attorno a sé sorvegliandoli per 5 secondi, ottimo, lo devo ancora provare. Va bene, ok, nulla di che, ragazzi, veramente vi sto portando un super incredibile box opening, spero che comunque apprezziate questo mio sforzo perché non è da tutti. Poi comunque stiamo trovando abbastanza, anche se speravo in Meg. Aspetto comunque alla fine per usare quei punti extra per vedere se riusciamo a trovare Meg o comunque l'altro leggendario. Conferma. Va bene, va bene, va bene. Nulla di che, 10. Questo. Dai. Ok, altro div, va bene. Come mai qui mi salta fuori 2-1, ok, avanti, ottimo, ottimo, Dio, aspettiamo usare i punti energia, 14 punti energia che no, sempre in mag, poi vediamo ora a che punto la riusciamo a portare.
qui nulla. Ok, ora andiamo, io andrei in ordine a questo punto, quindi prima cassa in ordine, cioè prima del secondo pass che stiamo aprendo. Ok, nulla di che, nulla, niente, cassa enorme, niente, 54 lola, ok, ma neanche qui nulla, niente, cassa enorme, uno skip. Ok, ah, ok, abilità stellare di Ringhio, che anche Ringhio è un altro brawler da tenere sott'occhio. Il carico lanciato con la super include una bomba che infligge 1000 punti danno aggiuntivi e distrugge le mura colpite dal suo effetto. Sì, perché la sua super in realtà non è che mi facesse capire, come con un altro brawler che hanno buffato e che può dire assolutamente la sua in meta. 11 div, mega cassa. Ok, nulla, nulla, cassa in ordine, Fang, Eve, 200 raddoppia gettoni. Speravo veramente di trovare il leggendario Meg, ma ovviamente stiamo chiedendo troppo dopo tutti questi boxoni. Ma veramente più niente qua. 200 raddoppia gettoni, va bene. Questo è super mega 54 di Byron, ok. Nulla. Qui forse qualcosa riusciamo a trovare? Sì. Un gadget di Jackie. Immediatamente attorno a lei. Insomma, non so l'utilità che possa avere, ma sarà da provare pure quello. Altra mega cassa. Qui forse troviamo qualcosina. Sì. Un gadget, ce n'è rimasto un altro. Allora, intanto fiamma danzante. Amba crea tre fiamme e le fa orbitare attorno a sé per 5 secondi. Questo può essere interessante. E il gadget di Byron. I nemici colpiti dalla super di Byron riceveranno anche il 75% in meno di salute. Ok, per 7 secondi. Buona, buona questa mega cassa. Qui nulla. Cassa Brone, nulla. Allora, prima di continuare, vorrei Eve vedere fino a quando la riusciamo a portare su. Solo di uno, così poco. Così poco. Missioni, ricompense. Ricontinuiamo dalla stagione precedente. No, ancora i punti energia, voglio aspettare. Ma a sto punto aspettare. Adesso vediamo. No, perché li scaricavo tutti su Eve e poi usavo quelli del club. 106 punti energia, questo è buono. Sì, sempre da Eve, perché dai, è veramente poco. E poi un'altra mega cassa, 50 punti energia, dai, ok. Portare almeno a livello 6-7 Eve. È possibile? È possibile? Vediamo un po'. Livello 5 ovviamente sì. Livello 6. Ok, livello 6. Sì. Magari la portiamo fino a livello 7. E poi spendo tutto il resto dei punti energia per aumentare gli altri brawler. Ok. Quindi mega cassa. 134 punti energia, buoni. Sì, gli ultimi per Eve, che non sono sufficienti. Non sono ancora sufficienti. Ma non ci perdiamo d'animo. Ok, nulla. Mega cassa.
51 80 Sandy verrà un video lungo. Allora usiamo questi punti energia per portare al 7 Sandy, cioè Eve, scusatemi. Allora Eve 1, ok, 2, ottimo. Allora portiamo subito Eve al livello 7. Ok, e per il momento direi che Eve la possiamo lasciare così, mentre io spenderei gli altri punti energia per... Allora, innanzitutto voglio vedere i brawler che sono più vicini a portarli al 10. Spike. Vai, volevo anche Byron, volevo vedere la situazione di Byron. No, porto Spike, porto Spike, porto Spike per portarlo almeno al livello 10. Poi altri 100 punti energia per Spike per portarlo al 10 e 500 punti energia. Vediamo un attimo. Io 500 li do a Byron, poi vi dico il perché. Ottimo Byron, ottimo. Adesso li voglio portarti tutti al 10, almeno al 10. 20 IV, va benissimo. Dai, andiamo avanti. Ragazzi, veramente vi sto portando uno di quei box opening che sembra impossibile da crederci, ma 1, ottimo. Continuiamo. 1, ottimo, andiamo, andiamo. Veramente verrà un video lungo, ma lo faccio veramente per voi, per condividerlo con voi. Questa 54 punti energia, che ora sì che lo prendo per Byron, per Spike. E ho sbloccato il miglioramento. Ora io vado su Spike, lo miglioriamo, 1875, benissimo, lo abbiamo migliorato. E che abilità potremmo dargli? Velocità, la velocità del brawler tra i cespugli è più efficace del 30%, fa causare 10 di danni in più quando la sua salute è sotto i 50, rende visibili i nemici per un secondo e dopo averli colpiti uno scudo danneggiabile a 300 punti salute che si rigenera in 10 secondi. Non lo so. Difesa, salute. Io provo i danni, ragazzi. Lo miglioriamo e lo rimiglioriamo. Ok, livello 3 per il momento. E ok, Spike lo abbiamo messo a posto per il momento. Ora con Byron dobbiamo cercare di utilizzare tutti gli altri punti energia per tirare su Byron, a meno che non troviamo un altro brawler, e in quel caso li spenderei per il nuovo brawler leggendario, se solo lo trovassimo, ma non penso. 34. Allora, dov'è Byron? Byron caro, eccolo qui il nostro Byron, bellissimo. Andiamo avanti. Ottimo, andiamo. Ok. Sì. 24 punti energia e il gadget di Eve, amore materno, ottimo. I piccoli esemplari alieni generati da un nuovo gigante attivo curano gli alleati nel tempo invece di infliggere danni ai nemici. Può essere interessante, può essere interessante la cura. E diamo a Byron il nostro, ottimo. Siamo quasi arrivati con Byron. 4, 3, 2, 1, stack. Ok, vediamo. 1, 44 punti energia che diamo a Byron. Ok, certo, lo miglioriamo. Perché è sparito?
Dove è finito il nostro caro Byron? Eccolo qua, lo liberiamo. 1875 d'oro, benissimo. E poi che cosa mettiamo? Velocità. Migliore 10% della velocità tra i cespugli. Generazione della salute più efficace. Più quando la sua salute. Rende visibili i nemici. Io vorrei provare questo perché deve restare vivo il più possibile Byron. Io provo lo scudo. Provo lo scudo, poi tanto tempo anche di cambiarlo. Ovviamente lo portiamo a livello 3, a livello massimo. E Byron l'abbiamo messo a posto. Ora, l'altro che sicuramente conviene come ottimo brawler, chi potrei portare su? Corvo. Corvo è un buon brawler. Ecco, sì, Gelindo è qualcosa di incredibile anche lui. Lo devo portare al 10. Quindi ritorniamo nella nostra apertura di casse. Gelindo lo dobbiamo portare assolutamente su. Un'altra star power di Bea. Ok, il mega pungiglione riceve un unico potenziamento istantaneo. Va bene. 3, 2, 1. 200 raddoppia gettoni. Sì. 2-1, 20%, ma va bene. Andiamo avanti. Griff 2-1, ottimo. Buzz Gadget. L'altro, il secondo gadget di Eve, propulsore. Eve balza via lasciando al suo posto un piccolo esemplare alieno. Questo è forse il più interessante. Questo è il gadget più interessante, quello che lo fa, la fa balzare. Allora, 3, 2, 1. 1. Ok, dai. 44 punti energia che li spendiamo, come abbiamo detto, sul buon nostro caro Gelindo. Sì, te li diamo i punti energia, Gelindo. Non ti preoccupare. Spike 50, ma l'ho già portato al 10. Comunque dovremmo portarlo anche all'11. L'altro gadget di Energetic. Rileva usa 80 danni del primo attacco, subisce per creare 3 colpi. Ho già l'altro che secondo me è migliore. Però vabbè, tanto li dobbiamo sbloccare tutti. 11 di Gelindo, bella roba. 44 punti energia che sì, usiamo sul buon caro vecchio gelo, che ora non lo trovo qui. Ok, confermiamo. 2-1. Corvo, anche Corvo è un altro che vorrei portare su il più possibile. 48 punti energia. Dopo Gelindo magari forse Corvo potrebbe essere la risposta, ma vediamo. Mi piace la sua velocità. Allora, Gelindo. Ok, andiamo avanti. 2-1. Energetic. Andiamo. Ok. 2-1. Sì, Byron, che ho già portato al 10. Probabilmente, se riesco a trovare molti punti energia di quei brawler per portarli all'11, non sarebbe male. 2, dai ragazzi, anche bella. La vorrei portare su. Gadget di Leon. Usa la super, la sua velocità di movimento aumenta l'apertura della durata dell'invisibilità. Questo può essere buono. Avevo già l'altro gadget di Leon. Altro gadget. Oh, di Fang. Crea una pioggia di popcorn lanciando in aria una manciata di chicchi di mais. Ogni chicco causa 500 punti danno una volta che esplode. Uso per scontri 3. Interessante. Interessante. Ragazzi, ormai 13 casse. Non abbiamo trovato nessun leggendario, purtroppo. Per il momento. Ah, il gadget di Colette. Il secondo. Nei 5 secondi successivi all'attivazione del gadget, Colette recupera salute pari all'80% dei danni che causa. Questo è interessante, sicuramente. Più dell'altro gadget che ho. Di Colette, anche Rosa non mi dispiace, soprattutto nelle mappe con molti cespugli, non mi dispiace. Un altro gadget di Frank, ruba la forza dei brawler che elimina, aumentando i propri danni del 50% per 12 secondi. Non male.
non male. Piper, ok, nulla di che. Gelindo 20, 40, bene, li usiamo ancora su Gelindo. Ragazzi, uso i punti del club, se non lo riesco a portare su con questi. Uso i punti del club, non mi interessa. Gelindo deve essere portato anche a mezz'età, è un brawler che mi piace. E anche... vediamo, due... L'ultima cassa, ragazzi, di oggi. 3, 2, 1. Squid 12. Allora, stagione attuale. Beh, intanto 10 gemme le prendiamo. Ma guarda, sai che cosa? Non me ne importa. Voglio aprire proprio tutto. Anche quella della stagione attuale di oggi, che è stata oggi, non mi interessa. 1. Nulla. Ma è impossibile, neanche un leggendario, ragazzi. Dai, l'ultima cassa, magari qui il leggendario. Niente. 200 raddoppi gettoni. Va bene. Allora, come ho detto, siccome voglio portare Gelindo al massimo, io ora vado nella Lega dei Club, vado nel negozio e mi compro 100 punti energia, che li vado a mettere dove? Li vado a mettere a Gelindo, ok? E ne vado a comprare altri 100, che li vado a mettere sempre al buon Gelindo. Poi vedrò fuori video magari quali altri brawler utilizzare e portare al 10. Quindi per Gelindo io intanto ho migliorato, l'ho migliorato, e questa è una bella cosa. Lo portiamo subito subito al 10. 1875. Vorrei capire che cosa è migliore per Gelindo. Forza, gli do la forza. Gli do la forza, ragazzi. La portiamo subito, subito, subito al massimo livello. Io l'altro brawler che mi piace molto è... Dove è andato? Qua. È Tick. Tick sarà il prossimo che farò salire. Anzi, sai che cosa? Lo facciamo salire subito? Lo facciamo salire subito, Tick? Che dite? Quindi, prendiamo punti e facciamo salire Tick. Punti e facciamo salire Tick. Eh sì, punti e facciamo salirlo. Ok, ancora. Dai, che lo stiamo portando su. Dai. Sì, 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 sono ben spese, ragazzi. Sono ben spese. Tick lo uso spesso in molte mappe della Lega, quindi è giusto. È giusto portarlo su. E... olè. Ottimo. E poi dopo deciderò con calma quale altri brawler portare su, almeno al 10. E perché no anche all'11. Allora, Tick intanto lo miglioriamo. E a Tick gli diamo la velocità... Però quando è tra i cespugli... La salute è interessante, però io continuo coi danni per il momento. Poi tanti ne ho tanti di questi, posso sempre cambiarli. Lo abbiamo portato a livello 3, ottimo, Tick l'abbiamo cambiato, ragazzi. Non è andata male, è andata abbastanza bene. Potevo trovare qualche leggendario, non mi posso lamentare. Rimanete sintonizzati, lasciate like se volete altri super mega extra box opening.